tavolo con sopra un foglio e un breve scritto intitolato Uno spazio pubblico per il ricordo laico, con un breve scritto e sotto una serie di firme. Negli ultimi 3-4 anni, persone della mia generazione, non solo, ma soprattutto della mia generazione, sono venuti, come molti di voi, in contatto con la mancanza di persone, di amici, soprattutto di amici, amiche, e molte di queste persone si sono rese conto, sono scontrate, insomma, con un'esigenza forte che non ha trovato uno spazio e luogo per poterla esprimere, cioè quello di avere uno spazio e luogo di ricordo collettivo, di condivisione di emozioni, ma di condivisione anche di percorsi, che in uno spazio legato a una visione religiosa, come una chiesa o in altri luoghi, o in uno spazio, permettetemi di dirlo, terribile, come quello che c'è Cimitero Monumentale, non era mai possibile esprimere. E allora abbiamo pensato, insieme a una serie di soggetti, di uomini e donne che trovate qua sotto, di proporre a questa città, al sindaco e alla giunta, di individuare uno spazio. È un breve scritto di 10 righe, se permettete lo leggerei. La morte è un evento che tocca gli stati profondi dell'essere. E in ogni cultura religiosa laica di questa terra, e ogni cultura religiosa laica di questa terra, ha elaborato riti di passaggio per dimostrare rispetto nei confronti della persona che è mancata, per cominciare ad elaborare il lutto collettivamente, per lanciare un messaggio di amore per la vita. Nel lutto collettivo del ricordo per una persona che è mancata, emerge tutto lo struggimento per la separazione, lo sforzo di dare una spiegazione al morire, e la vicinanza con i parenti più stretti, gli amici e gli amici più cari. Una compassione profonda che, a seconda delle culture, è anche gioia del ricordo, omaggio, preghiera, serenità. Il nostro tempo ha vissuto e sta vivendo cambiamenti profondi che hanno influito anche sulla ritualità della morte, sull'esposizione, la vestizione, la vela, l'inumazione, la cremazione e sul cordoglio, funerali religiosi, laici, lutto. Per questo è importante riconoscere tutte le forme del ricordo, che non scelgono il funerale religioso e che dopo, o che dopo tale rito chiedono un ricordo laico. Il rispetto verso queste forme di ricordo collettivo presuppone la presenza di uno spazio adeguato, che venga messo a disposizione per tale commemorazione. Coloro che hanno sottoscritto questo appello propongono che il Comune di Como individui un accogliente spazio pubblico dedicato al ricordo laico, e sono a disposizione per ogni confronto e suggerimento. Questo appello, che poi avanti lo raccoglieremo pubblicamente, questo appello pubblico verrà consegnato al sindaco, alla giunta comunale e ai consiglieri di maggioranza e di minoranza, da cui ci aspettiamo ascolti. I primi firmatari sono Chiara Milani, Barbara Minghetti, Moritz Mantero, Andrea Scoi, Manuela Serventino, Rossana Vitani, Marco Lorenzini, Alberto Campo, Celeste Grossi, Grazia Villa, Bruno Saladino, Danilo Liglia, Mimmi Pozzi, Vincenzo D'Antuono, Maria Caterina De Maldi, Maria Teresa Lietti, Rosolfo Pozzi, Angelo Monti, Vito Cumino, Gianpaolo Rosso. Grazie.